presentare io. La tesi di Daniele è cartoline, la relatrice è la professoressa Giovanna Silva, che saluta la commissione ma non è potuta essere presente oggi. Leggo un piccolo straccio della sua presentazione che ha mandato per presentare il lavoro di Daniele. L'idea iniziale di Daniele è stata quella di costruire una normativa fotografica, ovvero di porsi come art director del progetto Guide Turistiche, di stabilire un layout nella pratica per ipotizzare che ogni borgo venisse affidato a un fotografo diverso che però dovesse seguire una normativa così da dare un aspetto omogeneo e compatto all'intero progetto. Abbiamo cercato di trovare uno schema delle regole e delle normative appunto, ma non era per quanto mi riguarda la strada giusta. È difficile per me immaginare una normativa che non snaturi l'occhio del fotografo. Daniele ha avuto la capacità di ripensare il progetto, di rimanere fedele all'idea iniziale, ma di trovare una nuova chiave di lettura e di struttura. Ha ipotizzato che le guide potessero essere in realtà delle cartoline, proprio perché la cartolina rappresenta la natura stessa fotografica del turismo. Ha compiuto un lungo lavoro di ricerca sull'idea stessa di cartolina, capendo la storia, la funzione, ha trasformato quindi le guide in cartoline e cartoline. Come Daniele spesso mi dirà, utilizzando le sue fotografie e dei codici QR che raccogliessero la storia dell'uomo. Daniele ha preso un genere e lo ha trasformato. Prego, Daniele. Grazie. Ringrazio quindi la mia relatrice della presentazione. Con una voce diversa. Vai Daniele, gioca più bene questi 10 minuti. Perfetto, sarò brevissimo, cercando di stringere il più possibile. Allora, con questa tesi si presenta Cartoline, un progetto che nasce per incentivare il turismo di prossimità. Il lavoro consiste nella realizzazione di una struttura progettuale che pone le basi per poter essere presentato per un ipotetico bando per il lancio del territorio. L'idea nasce dalla considerazione che sempre più spesso non si conosce quello che sta dietro l'angolo, ma si conosce benissimo qualcosa che sta dall'altra parte del mondo. Grazie alla globalizzazione, infatti, le distanze percepite si sono ridotte, portandoci a pensare che la qualità dell'esperienza sia direttamente proporzionale alla lontananza e alla distanza. Io provengo da Viterbo, un capoluogo di provincia di origine etrusca, caratterizzato da borghi medievali. Viene definito una delle province più belle del Lazio, ma risulta spesso poco valorizzata. A proposito della valorizzazione del territorio, in passato sono stato coinvolto nella progettazione di una guida turistica. All'inizio la fotografia aveva un ruolo centrale, nel tempo è stata poi sacrificata per lasciare spazio a sponsor e pubblicità, trasformandosi in una guida prettamente commerciale. Questa esperienza mi ha dato l'input per realizzare un nuovo progetto, rimettendo la fotografia al centro dei contenuti. L'idea era quella di spronare il turista a collezionare un elemento fisico da prelevare direttamente nel luogo della visita. È solo qui che si è presa coscienza della cartolina, che è sempre stata associata al turismo, ma che ad oggi vede un lento declino. L'obiettivo quindi si è incentrato anche sulla sua livello di qualificazione, cambiando il suo scopo, per poter essere così utile al turista, al turismo e alla cartolina stessa. La ricerca si è concentrata sull'importanza della cartolina nella storia. In sintesi si dice che la cartolina, nata per mandare vari messaggi con costo minore della lettera, inizialmente non erano contenuti immagini, ma dopo il loro inserimento prendono man mano più spazio fino a diventare l'elemento principale della cartolina, tanto da diventare un elemento da collezione. Nella storia la cartolina illustrata ha rivestito diversi ruoli, dall'innestare il senso di appartenenza al nuovo Stato, alla propaganda e alla pubblicità, fino a diventare un oggetto d'arte. Però nel tempo ha sempre mantenuto un ruolo, quello di attestato di visita. All'inizio le fotografie delle cartoline erano realizzate da fotografi che avevano compiuto degli studi artistici e quindi di notevole qualità. Ne è un esempio la produzione dello studio Alinari, che fu tra i primi a strutturare un sistema visivo per documentare e censire i movimenti in Italia. Le loro fotografie aiutarono a creare un'identità nazionale e definendo il nostro immaginario dell'epoca. Poi con l'evoluzione delle tecnologie le cartoline diventarono sinonimo di kitsch. Oggi, con l'avvento dei social, la possibilità di mandare messaggi di immagini in tempo reale, la cartolina ha perso la sua funzione originale. È proprio a partire dall'evidente calo dell'utilizzo della cartolina che si è concentrata l'opportunità di una sua rielaborazione,
Con cartoline si vuole riqualificare l'oggetto cartolina, mantenendo il suo ruolo di attestato di visita, ma rivoluzionando il retro, sostituendo lo spazio per dedicare i messaggi con una serie di informazioni utili a comprendere l'oggetto della visita. Quindi non è più un mezzo di comunicazione, ma una guida che fornisce informazioni utili al turista. Per quanto riguarda il retro, sono stati organizzati e predisposti gli spazi grafici, non completando però i contenuti, considerando un'eventuale futura collaborazione con altre professionalità, che entrano le mancanze. Le informazioni vengono fornite seguendo tre livelli di approfondimento. Il primo, attraverso dei dati sintetici, che possono cambiare di volta in volta. Il secondo, con un testo descrittivo. E il terzo, tramite un codice QR, che rimanda a un sito internet nel quale si possono avere altre informazioni al di fuori di quelle che già vengono fornite. La fotografia di cartoline vuole assecondare il concetto di collezione attraverso la rappresentazione di un luogo con un'immagine singola, in modo da dare la sensazione di possedere l'elemento tramite quella cartolina. Per fare questo si è concentrato con un metodo fotografico che potesse dare pari importanza ai soggetti e che desse la possibilità di aprire una vettura con le sue comparazioni. Questo ha portato alla scelta del punto di vista per eccellenza, la frontalità. Walker Evans afferma che la garantisce anche una struttura forte senza che questo ordine venga attribuito al trattamento artistico operato dal fotografo. Il fine non è quello di ottenere un'immagine oggettiva assoluta o di realizzare un documento ufficiale, ma piuttosto un documento personale, simbolo dell'esperienza e coerente con gli altri. Per fare questo è fondamentale che la tecnica sia adatta al soggetto senza però sconvolgere il suo assetto base. Se necessario si possono applicare delle forzature al fine di rendere in maniera omogenea anche tutti i soggetti, anche se tra loro molto diversi. Si porta l'esempio della realizzazione del ritratto fotografico delle chiese di Santa Maria Maggiore a Toscana. Lo spazio davanti non consente di ottenere una visione frontale corretta, ma se con una prospettiva, un'immagine panoramica, si è reso possibile rappresentarla nella sua totalità senza che venga deformata. Nel fronte come si inserisce un'immagine, nel quale all'interno della fotografia condivide la griglia con la grafica. Il soggetto si posiziona frontalmente, appoggiandosi sulla linea di base, come per effetto della gravità, allargandosi fino alle linee centrali, lasciando così un margine prestabilito nel quale si inserisce il contesto. Si è scelto di non mettere in posa perché anche gli elementi giudicati oggi di disturbo potranno essere oggetto di studio con attenzione quando le fotografie verranno osservate con ampia distanza. Per l'appunto si pensa solo allo sguardo con cui si guardano le cartoline del passato. I vestiti, gli abitanti, i carretti immortalati nella fotografia oggi ci appaiono così lontani e per questo ci generano curiosità, ma il soggetto della cartolina probabilmente era un altro. L'insieme delle cartoline prende ispirazione dai tableau di Conor G. Becker, nel quale l'insieme delle immagini collegano l'una all'altra con una sorta di lezione di anatomia, mettendo in evidenza gli elementi comuni. Infatti i Becker offrono al pubblico un punto di vista e per meglio una grammatica per comprendere e confrontare le diverse strutture attraverso la fotografia, cercando di disporre le forme per rendere comparabili. Allo stesso modo cartoline permette di porre sullo stesso piano diversi monumenti che compongono borghi e città, in modo da evidenziare le analogie. Questo schema rende le fotografie perfettamente coerenti tra loro, simili nello schema, dissimili nel soggetto. Il risultato è un ordine minimale e un'armonia formale, in modo che l'osservatore possa riuscire simultaneamente ad assorbire il metodo e a svincolarsi dallo stesso, percependo come fulcro d'attenzione solamente il soggetto contenuto. Ne risulta quindi un sistema nel quale si spinge il turista ad andare fisicamente nei luoghi visitati per prelevare le cartoline. Questa collezione è paragonabile a un album di figurine, un album di figurine dei calciatori. Entrambe hanno lo stesso sistema organizzativo. Se nell'album abbiamo il campionato, squadra e calciatore, rispettivamente in cartoline avremo provincia, comune e monumento, con un numero proprio di riferimento. Vi invito a visionare il secondo allegato, la scatoletta, che è stato realizzato fotografando alcuni monumenti della città di Viterbo e vi consiglio di sfogliarlo e di mettere proprio sul tavolo e comparare i diversi elementi. Quindi con il progetto Cartolini ci permette di possedere un'opera che potremmo mai tenere tra le mani, anche solo in pseudoforma, per esporre nei pareti dei nostri album. Si può così liberamente costruire un tableau personale
all'interno del quale acquistare le opere mai messe in collezione prima, liberate dai vincoli di proprietà, geografia e tempo. Ogni collezione di cartoline crea un dialogo unico, fatto quindi dalle proprie esperienze. Cartoline è un progetto che dona una vita alla cartolina, nella speranza che possa veramente dimostrarsi un giorno utile al turista e al turismo e alla cartolina stessa. Il primo obiettivo successivo a questa tesi è quello di riuscire a presentare questo progetto a un ipotetico bando per il rilancio del territorio, nella speranza che si possa realizzare concretamente. Se una volta si diceva che non avevi davvero fatto un viaggio se non avevi spedito una cartolina, sarebbe bello se un giorno si potesse dire che non conosci davvero un luogo se non hai le sue cartoline. Questo è un breve filmato dell'insieme delle cartoline. Provano a capire effettivamente il suo schema rigido nel quale si rispecchiano tutte le immagini. Grazie mille. Io ho una domanda, se posso. Devo sapere se ha incluso, mi sembra di no, però se ha incluso anche dei complessi architettonici contemporanei, o allora, cioè, perché, in che periodo storico si mostra e perché? Allora, in realtà i soggetti al centro dei contenuti, ovviamente, in cui per ora mi sono basato solo sui monumenti. I soggetti andrebbero condivisi, dato che questo progetto andrebbe in collaborazione con i comuni, perché è importante che ci sia una stretta correlazione tra i comuni che mi possono consigliare, diciamo così, un percorso. Ovviamente l'occhio del fotografo in questo caso sta anche nella selezione, cercare di trovare un equilibrio, perché magari ci stanno cose che vanno al di fuori. Si è cercato di trovare un sistema che potesse in qualche modo rappresentare ogni tipo di elemento, perché una frontalità comunque c'è quasi sempre. In questo caso sono prese anche delle fontane che non hanno. Ovviamente c'è dovuto avere un equilibrio e il soggetto principalmente quindi è in correlazione tra fotografo e comune, volente, diciamo così. Bene, facciamo un gioco. Vesti il comune di Urbino. Qua da dove incomincia? Intanto dai monumenti simbolo, quindi nel senso dal Palazzo Ducale ti costa da lì al Duomo, alle fontane e ai monumenti principali. Ci sono stati alcuni casi in cui è difficile far riuscire a entrare fisicamente, nel senso l'elemento all'interno di questa struttura, perché così è stato creato un ordine rigido in cui si è trovato un equilibrio, nel senso che intendo sempre il soggetto frontalmente, poi magari. Potrebbe essere, Daniele, che il tuo percorso fotografico parte dalla natura delle città, dei borghi italiani, cioè dal centro, dalla piazza, e si allontana verso l'esterno per vedere quali sono tutti i monumenti che possono essere compresi all'interno, no? Di una certa area. Perché quello che ho visto mi sembra che tu hai cercato la chiesa, il borgo, cioè la piazza, la fontana, sei rimasto all'interno di un perimetro, fra virgolette, sì, no? Sì. di un certo per modo. Ora, allora, dato che si è concentrato per ora, si è concentrato sulla provincia di Viterbo. Viterbo proprio si concentra. Cioè, è un agglomerato di tanti piccoli borghi. È dentro? No, infatti è partito proprio da questo. Ma l'idea sarebbe quella di svincolare, cioè perché questo è un progetto, un format applicabile in borghi, città, perché principalmente non prendo il borgo nella sua totalità. Infatti all'inizio c'è stato un grande percorso in cui ci ho sbattuto la testa fortemente. E qui che ti volevo portare? Nel senso che all'inizio volevo prendere proprio le immagini anche del borgo. Per esempio ci stanno alcuni borghi in cui è importante il borgo, ma non c'è un soggetto all'interno del borgo. È il borgo il soggetto. In quel caso... Facciamo un esempio, Civita di Bagnoregio, no? Che dovresti conoscere. Esatto. Devi focalizzarti sul ponte, sull'arrivo, entri all'interno, che cosa ci sono? Esattamente, era proprio lì, infatti all'inizio sono arrivato a sbattere la testa addosso il borgo intero, per poi fare un passo indietro e ho detto mi interessa il borgo intero, in questo caso io sono andato proprio all'interno del monumento, il che non significa che non è che è escluso dal progetto, ma che servirà un altro sistema per poterlo rappresentare. Anche perché qui viene subito un'altra domanda, no? Nel senso che sul retro della cartolina tu scrivi semplicemente come, diciamo, statement. No, visto che è un progetto in fieri, no? Quindi che sì, rappresenta
un punto zero a partire dal quale puoi realizzare effettivamente un progetto reale, no? Il fatto che ospiti il coinvolgimento di altre figure professionali, quindi presumo altri fotografi. Altri fotografi, sicuramente anche la parte del sito internet, nel senso che sicuramente ci servirà un programmatore per strutturare. No, questo racconto, ma io più che altro mi riferivo ad altri fotografi, quindi da un certo punto di vista ad altri occhi fotografici, no? Quindi finché tu ti limiti al monumento, all'interno di uno schema e di una normativa quale è quella che tu hai indicato, è chiaro che, come dire, l'occhio del fotografo sì. Trova una serie di limitazioni relativamente forti, no? Proprio perché se io devo avere un certo tipo di punto di vista realizzato in un certo modo, da una certa angolazione, è chiaro che l'occhio del fotografo può fare poco. Nel momento in cui tu allargassi il campo, invece, a quel punto l'occhio del fotografo potrebbe fare la differenza, come quindi sguardi fotografici differenti potrebbero effettivamente produrre cartoline differenti. In realtà l'obiettivo era proprio evitare questa differenziazione, non tanto perché non è buona, perché volevo proprio riuscire a trovare un format che indipendentemente dove vai, quindi se allarghiamo il sistema in tutta Italia, trovo sempre lo stesso risultato. Quindi trovare un sistema con cui rappresentare determinati momenti, il che non è un modo giusto. Non si tratta di trovare un sistema, un metodo con cui posso ritrovare sempre le stesse cose. Quindi a posto, per me è risposto alla mia domanda con questa frase qua. Tu? Io aspettavo che andassi. L'idea è quella di portare a riuscire a trovare sempre dei punti in comune, indipendentemente da dove vai, che si possono quindi immagini su un percorso. Eventuale, nel senso viaggio, si possa prelevare cartolina per cartolina e poi alla fine si può lasciare come delle briciole di pane attraverso le cartoline. Sì, in questo caso diciamo l'occhio del fotografo passa in secondo piano, ma ciò che è più rilevante è il monumento, no? Esatto, però mi sono concentrato sul momento. Non nego che il fatto che si possa allargare alle opere d'arte, ma inserendo anche il colore. Però effettivamente l'opera che definisci come opera d'arte può di nuovo sottostare a questa normativa che tu hai in qualche modo stabilito, no? Più difficile invece rispetto a quello che diceva ad esempio prima viaggio, nel momento in cui tu ti inserisci in un contesto, cioè in un borgo, no? Nel quale invece non puoi identificare un monumento unico o l'edificio singolo, ma è il borgo, no? Quindi la bellezza di quel luogo, è chiaro che diventa un po' più complesso trovare una normativa rigida che possa dare una definizione sempre identica di borghi differenti, ecco, no? Infatti, nel senso, secondo me, questo, diciamo, dà l'input nel cercare di trovare un metodo. Adesso sto trovando un metodo per il monumento. L'idea sarebbe quella di poter pure ampliare un giorno e inserire magari l'intero borgo e quindi come poter rappresentare un borgo. Magari non tutti i borghi sono possibili da rappresentare in totalità perché non c'è lo spazio fisico. Cioè, a parte, quindi magari trovare un punto di vista che potrebbe essere quello dall'alto. Quindi, nel senso, all'inizio è stato preso anche in considerazione e sono stati fatti anche degli esperimenti per poter volare, ma ci sono delle limitazioni. Non si può volare solo un centro abitato sopra i 8 metri, quindi per prendere il borgo nella sua totalità significa volare sopra 200 metri diventa illegale. Per farlo dovrei chiamare l'aeronautica e fare avremo, diciamo, dei problemi. Diciamo. Oh, certo che mi viene inevitabilmente da chiederti qual è la motivazione forte, no? Alla base della quale tu vuoi neutralizzare lo sguardo. In realtà è più una collezione, nel senso è guida turistica, più che la fotografia è il mezzo con cui arrivare a questo. Però non è che la collezione si nutra sempre sul fatto di identità, ma può anche nutrirsi di differenze, no? A partire da un oggetto comune. Non necessariamente. Ero interessato soprattutto ad accostare. Ci sono alcuni, diciamo, elementi che si accostano insieme prendono più valore perché si esaltano tra i punti in comune che magari vedendo solo l'immagine o anche dal vivo non ti rendi conto, mettendolo a paragone, trovando le differenze si esaltano. Certo. E diciamo che questa cosa mi interessava molto. Potrebbe essere anche che lui non neutralizza lo sguardo, ma educa lo sguardo a. No, infatti sono riflessioni, sono curiosità, no? In qualche modo si pone le domande perché effettivamente vede che c'è. Educa
chi va a cercare un monumento, cercare una, un punto di vista che è quello forse il migliore per rappresentare quel punto, quel monumento, quella piazza, quello che io ci vedo un elemento di aiuto a leggere questo monumento. Sì, ovviamente uno studio comparativo, no? Estremamente forte. Infatti notavo ad esempio che nel lavoro di tesi ho citato tutta una serie di autori legati, diciamo, a questa realtà contemporanea. Non è inserito ad esempio il lavoro di Thomas Diamond, fatto sull'idea di grotta, no? Che non è un monumento in questo caso, no? Però che è partito esattamente dallo studio delle cartoline per cercare di trovare una radice comune dello sguardo che sintetizzasse, no? Tutta la moltiplicazione di differenza insita nelle diverse cartoline per produrre, come dire, una sorta di idea di grotta che non è nessuna grotta reale, ma è tutti i casi particolari delle grotte insieme, no? Purtroppo no, però mi sarebbe piaciuto a questo punto passarci sopra. Poi io trovo in Fondazione Prada questi etichetti dei in collezione, quindi per poi guardarla con tutta la spiegazione del processo con il quale mano, con tutte le cartoline che ha raccolto per sintetizzare poi una sorta di testo programma che è costruita del cartone. Sono quelle cose che sono ideale, che è l'archetipo, se vuoi, l'idea di grotta che il senso comune possiede. Va bene, grazie. Grazie Cecilia, a posto, ci vediamo. Daniele, in qualità di presidente di questa commissione, conferisco il diploma accademico di secondo livello di progettazione grafica ed editoriale di indirizzo con fotografia con la valutazione di 110 su 110.